Buone feste a tutti. Nell'ultima griffata vi avevo promesso che avrei attaccato un server con un minimo di protezioni. Ecco cosa ho trovato. Come potete vedere, in questo server non si può fare nulla di bello. Nemmeno piazzare la crafting table. Però si possono distruggere i blocchi e togliere le torce. Mistero. Non spawnano manco i mob. Infatti la gente è appena arrivata e incomincia a chiedere spiegazioni. L'admin, pressato dalle richieste a questo punto, decide di riavviare il server per settare tutto da capo. Ora che ha riavviato, proviamo a fare qualcosa. Anche i blocchi dentro la città nelle zone protette ora si distruggono. Dannato rimbambito di admin. Pensavo di aver trovato un server con delle protezioni decenti. E invece ora mi ritrovo il solito server sprotetto. Vabbè, non ci resta che devastare anche questo posto. La prossima volta così imparerà a usare i plugin. Dopo avermi fatto un equipaggiamento in pietra, trovo questa bella casetta di metallo. Decido così di prenderne in prestito un po'. Ma porca puttana. Questo è il momento in cui ho visto il ban passare proprio davanti al mio naso. Tra tutte le case di questo server, proprio in quella che stavo distruggendo devo trovarmi l'admin. Che cazzo di sfiga. Alla fine riesco incredibilmente a cavarmela rimettendo tutto a posto e chiedendo scusa. In ogni caso ho recuperato ferro a sufficienza per alcuni secchi. Quindi ora il devasto vero può cominciare. Dopo aver fatto rifornimento di fluidi, iniziamo con un diversivo per attirare tutti fuori dalla città. Quel faro alimentato a lava proprio fuori le mura fa proprio al caso mio. Per griffarlo e trasformare il bosco sottostante in un inferno mi basterà spaccare le vetrate e far colare giù la lava. Intanto altri griffer stanno chiedendo all'admin di abilitargli la modalità creative. Comunque completando anche un altro lato verso la città dovrei aver creato un diversivo abbastanza visibile. Cazzo di stupido. Pensavo che là sotto ci fosse acqua. Meno male che il faro è vicino allo spawn point. Meglio fare in fretta a recuperare l'equipaggiamento prima che venga distrutto dalla lava. Stavolta la fortuna gira dalla mia. Ho recuperato tutto facendo lo slalom fra i blocchi e la lava che mi stava cadendo in testa. Almeno così riparo in parte a quest'ultima stronzata. Presto gli sgherri dell'admin saranno qui. Meglio levare le tende e dirigersi verso la città. Questo molo è stato il mio primo obiettivo. Dato che il fuoco qui è abilitato, posso utilizzare la lava riprendendomi la sorgente e questa sarà comunque in grado di distruggere tutto. Per le costruzioni in pietra invece, se voglio rendere i danni permanenti, dovrò usare la tecnica della pietrificazione. Bye DJ. Vi consiglio di guardare la chat per vedere l'admin disperarsi e crepare arso vivo nel faro che perde lava.
Oddio, ma che succede? Un membro del server sta farneticando dicendo che tutta la mappa è piena di lava. Ma com'è possibile? Va bene che ho griffato. Ma non certo tutta la mappa. Cristo santo. Vabbè, ho capito. Almeno a Natale non dovrei bestemmiare. Ma qui mi è venuta spontanea. Come cazzo è possibile che nel giro di un minuto sia venuto fuori questo casino? Purtroppo credo di sapere già la risposta. Quel deficiente di admin ha fatto diventare moderatori tutti i griffer del server accettando tutte le loro richieste di upgrade. Ben ti sta allora. Per essere all'altezza e completare l'opera io mi occuperò di pietrificare, lavare e slavizzare il logo di questo posto che prima era un server di Minecraft. Mettiamoci all'opera. Ecco fatto. Per i posteri non ci sarà memoria di questo posto. Ora che è tutto distrutto mi resta solo una cosa da fare. Andare a vedere, anzi. Prima occupiamoci di questo castello. Gli altri griffer non l'hanno toccato e a me basterà usare la lava che contiene già al suo interno per griffarlo. Bel lavoro. Ora per concludere in bellezza andiamo ad ammazzare un po' di costruttori. Ecco un cantiere. Ed ecco il costruttore. Attacchiamolo alle spalle e vediamo che succede. Che schifo di server. Hanno disabilitato pure il PvP. Ora io mi domando. Caro admin, se mi disabiliti tutto, mob, PvP e anche la possibilità di costruire, che razza di server volevi mettere su? E pensavi di cavartela poi abilitando tutto? Hanno fatto bene a griffare ogni singola casa di questo posto. Almeno vediamo se sai bannare. Non mi resta che usare la lava a questo punto. Bravo Sukino. Questo pseudonimo che ti sei scelto ti sta a pennello. Dopo un attacco alle spalle, la casa sommersa di lava e io che ti tiro addosso la medesima sostanza. Con un po' di ritardo ti sei accorto che i casini te li stavo facendo io. Meglio tardi che mai. Ma visto che sei immortale almeno evita di scappare nella steppa e combatti. Vediamo se almeno l'admin mi banna. Meno male, mi stavo stufando. Mi ha kickato dal server. Per essere sicuro del ban, il giorno dopo ho provato a rilogarmi. Dai, non ci credo, non puoi essere così idiota. Col server devastato sei riuscito a crearne uno nuovo e non hai nemmeno bannato un griefer che dichiaratamente ha sputato lava in faccia a uno dei tuoi utenti. Qui comunque non c'è nessuno. È quello che ti meriti per aver gestito il gioco così male. Se questo ammasso di baracche crescerà, magari tornerò a farti visita. Sempre che non mi rompa troppo i coglioni di vincere facile. A presto e di nuovo buone feste a tutti. La prossima volta sarò più oculato nel scegliere un IP.